Ciao ragazzi, sono Chris e benvenuti nel mio canale. Se avete una moto classica vintage con uno stile retro, quindi un Harley Davidson, una moto Guzzi o una Triumph, sicuramente avete valutato l'idea di acquistare dei caschi che richiamano appunto lo stile degli anni 70-80. Oggi ve ne faccio vedere due, un modello integrale e un modello jet, tutte e due della Torque Helmets T1 e T50 Classic. Li state vedendo qui con la visiera bolla, perché a me piace tanto la visiera bolla, però ora li vediamo nella loro configurazione standard. Le visiere a bolla fanno parte di tutti quegli accessori che possiamo comprare separatamente. In questo video parliamo del modello jet, il T50 Classic. Eccolo qua, Torque T50 Classic. E tre quarti retro classic, tre quarti perché è il classico casco jet, no demi jet che ci lascia la parte inferiore scoperta, casco jet. Allora, questo casco rispetto al T1 è un semplice casco jet con bottoni, senza visiera solare, che possiamo trovare qualsiasi brand. Non ha niente di particolare, quindi il video durerà molto meno di quello del T1. Però ve lo faccio vedere lo stesso. Intanto vi dico che il casco costa intorno ai 140 euro di listino, però poi naturalmente in base allo store dove lo comprate potete trovarlo a un prezzo leggermente più basso. Viene venduto con solo questo accessorio, quindi la visiera solare e il sacchetto dove poterlo conservare senza farlo graffiare. La visiera bolla che vedete lì è un accessorio che potete comprare separatamente intorno ai 25 euro, però non il modello acromato a specchio, che è l'unico che costa un po' di più e costa intorno ai 30-33 euro. Avviciniamo la telecamera così vi faccio vedere da vicino questo casco. Allora, questo è il gloss black, nero lucido. Abbiamo sempre sulla parte frontale col logo del brand, della Torque, i classici tre bottoni che servono ad attaccare la visiera parasole o la visiera a bolla. Ora poi vedremo nel dettaglio anche questa visiera a bolla. Il bordino del casco in questo modello è di gomma nera, abbastanza spessa. Abbiamo pure un bottone qui per quelle visiere che hanno anche il bottone in questo punto. Piccola fibbietta per attaccare i nostri occhialoni o le nostre mascherine. Qui notiamo l'omologazione ECR2205, l'ultima aggiornata nel 2021. Guardandolo dalla parte interna abbiamo la chiusura a doppia D. In effetti in questo tipo di casco, il casco jet, che magari può essere più per un utilizzo cittadino, avrei preferito la chiusura micrometrica, che è più veloce, più pratica nel fare leve e metti col casco. Gli interni sono sempre sfoderabili, lavabili, vedete qua si possono levare i guanciali con i bottoni, i guanciali hanno la misura e possono essere acquistati separatamente a poco meno di 15 euro se non sbaglio. Tutto è sfoderabile, lavabile, anche se a tatto la qualità percepita rispetto al T1, che è veramente fatto bene, la qualità percepita è leggermente inferiore. Ora, attenzione, non a tal punto da essere scadente, però leggermente inferiore del T1, che qua è una specie di finitura vellutata, scamosciata, molto bella al tatto e molto confortevole. Qui invece più da casco da battaglia, non a livello di caschi da 30 euro che troviamo al supermercato, ma nemmeno a livello del T1, diciamo adeguato a un casco di una fascia di prezzo che va dai 70 ai 100 euro. Vi faccio vedere ora per quanto riguarda la visiera a bolla. Questa è la visiera a bolla, in questo caso a specchio. Oh, ci sono anch'io, ciao! Ok, parte interna. Quando noi andiamo a mettere la visiera, abbiamo anche la possibilità di installare il visierino parasole, perché i bottoni hanno l'innesto anche esterno. Ok, se vi piace questo abbinamento, avete la possibilità di farlo. A me sinceramente così non piace, quindi lascio semplicemente la visiera a bolla a specchio.
Nel sito della Torque potete comprare anche gli occhialoni o le mascherine e potete tranquillamente metterle, perché la sagoma, questa sagoma è quella perfetta e quindi quella piatta per essere compatibile quindi con tutti quegli occhiali e mascherine. Vi faccio vedere. Allora, così è con la visiera a bolla. L'avete visto anche all'inizio del video. Togliamo la visiera. Prendiamo ad esempio gli occhialoni. Vediamo come stanno. Eccoli. La mascherina. Oppure la maschera completa. Questi non sono i modelli della Torque, che nel sito li trovate e sono anche molto bellini. Questi sono dei modelli economici compresi da Amazon. Vi metterò il link in descrizione se li volete comprare. Questi ce l'ho da almeno 3 anni. Sono parecchio soddisfatto di tutti questi modelli qua. Anche se in realtà ne ho comprati tanti altri che ho messo da parte perché sono pessimi. Per quanto riguarda la misura, come vi dicevo in occasione del video del T1, io tutti i caschi che ho da sempre prendo la L. Il T1 mi stava un po' più grande, misura L, e forse avrei preso, se fosse stato per me, avrei preso una M. E invece questo, la L, è perfetta, non si muove, è ottimo, me lo sento anche abbastanza aderente. Allora ragazzi, in definitiva il T50 della Torque è un casco con il giusto rapporto qualità-prezzo. Non è come il T1, che a me è piaciuto veramente tanto e secondo me ha un rapporto qualità-prezzo eccezionale. Il T50 normale, non costa né troppo e né poco rispetto a quello che ci sta offrendo, diciamo, la Torque con questo modello. Quindi non vi dico preferitelo a tanti altri brand che fanno caschi di questo tipo, come ad esempio anche la stessa Origine, il casco che ho io, anche se questo è molto strapazzato. Questo a me piace, l'ho comprato perché ha la visiera solare, ma non ha i bottoni, quindi poi in base allo stile ognuno compra il casco che preferisce. Questo è un casco che utilizzo prettamente in città, quindi è comodo il fatto di avere la visierina e non dover togliere e mettere gli occhiali, però guardate quante colorazioni ci sono. C'è veramente da perderci qua una giornata solo per decidere quale colore volete. Tutte le colorazioni, tranne il nero lucido, che secondo me è dove ci doveva essere, hanno questo bordino cromato, così come il bordino cromato sotto il T1, così come il bordino cromato che c'è qua in questo casco dell'Origine. Questo l'ho preso veramente poco su Amazon, forse 40 o 50 euro. Non era il prezzo base, era in offerta, comunque l'ho preso poco. Però stranamente tutti hanno il bordino cromato, tranne il nero lucido. Secondo me nel nero lucido il bordino cromato ci doveva essere. Per questo casco come accessori praticamente ci sono solo i due guanciali e la visiera a bolla. Come vi dicevo prima, tutti i colori costano intorno ai 25 euro, tranne il colore chrome, quello che avete visto, che è 30-33, poi in base al negozio, in base alla conversione, è quello il prezzo. Va bene ragazzi, allora in conclusione, il casco vale sicuramente i soldi che andiamo a spendere per acquistarlo, però ha un rapporto qualità-prezzo normale, sceglietelo solo se tra le colorazioni che vi offre la Torque c'è quella che a voi piace e che si abbina più al vostro stile, al vostro abbigliamento e ai colori della vostra moto. Nel canale trovate anche il video del Torque T1, il modello integrale, eccolo qua. Considerando che ho fatto io un acquisto online per non pagare spedizioni in diversi negozi, ho acquistato tutto in un negozio che è Shop Bikers, il sito è accessoriabbigliamentomoto.com. Vi metterò comunque in descrizione il link per andare a trovarli sia tramite Facebook che tramite il loro sito web, e potete contattarli via WhatsApp per avere informazioni su misure, taglie, colori e modelli disponibili. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ciao!